Stai a vedere che forse è arrivato. Ok, apriamo il mio bel serramanico da picciotto e andiamo a vedere se è lui o non è lui. È lui! L'Instinct! Ciao a tutti! Come detto in video precedenti, quest'anno l'obiettivo è quello di partecipare ad alcune gare. Mi sono già iscritto e quindi non posso più tornare indietro. La preparazione per questo tipo di eventi non consiste solo in allenamenti in bicicletta e mountain bike, ma bisogna variare la preparazione anche con rafforzamento muscolare in palestra, a casa se avete dei pesi, e intervallare il tutto con delle sessioni di running. È per questo motivo che ho il bel cappellino a forma di supposta. Per questo motivo mi sono procurato il dispositivo che, a mio modesto parere, potrebbe offrirmi le funzionalità più adatte al mio scopo, perché penso sia uno dei più completi e resistenti smartwatch per attività outdoor, il Garmin Instinct. Questa bellezza tecnologica mi aiuterà a fare tutti i workout e gli allenamenti non sopra la sella di una bicicletta, ma relativi alla corsa. Facciamo anche l'unboxing. Piano piano, aprilo, è una reliquia, Stefano. Che bello, ma che bello è, ma che bello è. Eccolo qua col suo cavettino USB. Oh, che pelle morbida che hai. Ho avuto un brivido a toccare questa gomma. Bello. Oh, adesso posso monitorare anche la qualità del mio sonno. Bello bello, mi piace un bel po'. Il Garmin Instinct è un robusto orologio sportivo outdoor che viene presentato come lo smartwatch GPS progettato per resistere alle condizioni ambientali più estreme. Quindi non è uno smartwatch per serate di gala, ma nello specifico l'Instinct soddisfa tutti gli standard militari 810G. È resistente al calore, agli urti e sott'acqua resiste fino a 10 atmosfere. Il peso è di 52 grammi, è veramente leggerissimo. Il cinturino è in silicone piuttosto lungo, in modo da poter essere anche calzato sopra una giacca, soprattutto quando fa freddo e dovete seguire magari una traccia GPS. La capacità di memoria interna è di 16 MB. L'Instinct è dotato di 5 pulsanti per accedere a tutte le funzioni dell'orologio. Le dimensioni, quella della cassa di 45 mm, dello schermo 23 mm, lo spessore di 15 mm e la risoluzione dello schermo 128x128 pixel. L'Instinct utilizza uno schermo fotocromatico antiriflesso che può essere visto chiaramente anche alla luce diretta dal sole, come potete vedere. Naturalmente ha anche una funzione di retroilluminazione per l'utilizzo notturno, tramite questo bottone in alto sulla sinistra. Sul retro troviamo il sensore della frequenza cardiaca. Questi due buchini sono per la lettura della temperatura esterna e quella corporea. E poi troviamo il connettore per la ricarica. Per iniziare un'attività di jogging, di corsa, è molto semplice. Basta schiacciare questo bottone in alto a destra. È già impostato su corsa, volendo potreste impostare altre attività tipo mountain bike, bici, nuoto o qualsiasi altra cosa. Schiacciate una volta e lui è pronto per partire, schiacciando un'altra volta. Come vedete il timer si attiva. Se volete azionare anche l'attività GPS, schiacciate a lungo e lui individua la vostra posizione. Schiacciate una volta ancora e lui memorizza la vostra posizione. Dopodiché ricominciate la vostra attività e potrete andare a fare la vostra sessione di jogging completamente tracciati dall'attività GPS. Bene, dopo 3 minuti di intenso allenamento siamo pronti per salvare la nostra traccia. Quindi schiaccio e lui mi chiede: vuoi riprendere? No, voglio salvare, e salvo. E il salvataggio è fatto. Il Garmin Instinct può essere connesso a Garmin Connect, che a sua volta può essere connesso a Strava, attraverso il quale potrete andare ad analizzare il percorso fatto, il tempo di percorrenza, la cadenza, il numero di battiti cardiaci e tante altre cose in base alle varie sezioni del percorso. Tramite l'app Garmin Connect potrete monitorare i rapporti giornalieri riguardanti le vostre attività,
Ieri, per esempio, ho fatto un'uscita in mountain bike e risulta in cima al rapporto giornaliero, seguito dal numero dei battiti cardiaci, dove ho avuto un picco di 164 battiti ed un minimo di 48. Ho fatto 9.500 passi, questa indicazione indica il numero di piani relativi ad un edificio, il livello di stress, il numero di calorie bruciate, quanto tempo ho dormito, non c'era spunta quindi avrei dovuto dormire di più, e l'idratazione. La stessa schermata la troviamo rapportata all'intera settimana. Per tutte le voci è possibile andare ulteriormente più nel dettaglio in modo da avere una panoramica su diversi intervalli di tempo, giornaliera, ultimi 7 giorni, ultime 4 settimane e gli ultimi 12 mesi. Interessante il monitoraggio della situazione di stress, che viene suddiviso in alto, medio, basso e riposo. Vediamo ora i widget. Schiacciando il bottone ABC, abbiamo come prima schermata quella dei battiti al minuto nelle ultime 4 ore con indicazione massima, minima e corrente. Successivamente vengono indicate le attività della giornata e se gli obiettivi vengono raggiunti, vengono spuntati. Nella schermata successiva avrete modo di accedere a tutte le notifiche di mail, telefonate, WhatsApp e quant'altro. C'è anche la possibilità di aggiungere ulteriori widgets. Schiacciando il bottone menu si va a selezionare la voce impostazioni. Si seleziona widgets e troviamo quelli già impostati, come frequenza cardiaca, la mia giornata, le notifiche, il calendario, il meteo e alla fine il menu aggiungi widgets. Andiamo a vedere ora che tipo di attività questo dispositivo supporta. Da attività e app seleziono questo, torno su di uno, aggiungi. Allora abbiamo il trail run, il tapis roulant, pista indoor, camminata, escursione, scalata, bici, bici indoor, mountain bike, piscina, acque libere, sci, snowboard, sci di fondo, kayak, il SUP, che è la zuppa questa? Ma no, questo è lo stand up paddle, che è la tavola dove si sta in piedi e si pagaia. Il canottaggio, il vogatore, pesi, cardio, yoga, ellittica, che è un macchinario che trovate nelle palestre, lo step, salita di scale, tattica, imbarcazione e altro. Una miriade di cose praticamente. E quindi, oltre alla corsa, io seleziono mountain bike. Impostare con il profilo? Sì. Quindi adesso ho due attività, corsa e mountain bike, che sono esattamente i workout che dovrò fare. Quindi ora, quando andrò a iniziare l'attività, come sempre schiaccerò questo. Lui mi dice, vuoi iniziare la corsa? No, voglio iniziare la mountain bike. Schiaccio e come vedete l'orologio cambia. Navigazione, perché posso seguire una traccia. Non posso caricare mappe, ma posso seguire delle tracce. Utilizzando l'applicazione Basecamp potrete disegnare il vostro percorso e caricare la traccia su questo dispositivo. Ci sono ben 11 configurazioni diverse per il quadrante dell'orologio. Questa è la mia iniziale, dove mostra i battiti cardiaci, l'orario in cui tramonta il sole, il livello di batteria e la data. Schiacciando questo bottone possiamo andare nell'opzione quadrante orologio e con il bottone down possiamo vedere tutti i quadranti differenti selezionabili. Ecco qui. Il bottone ABC dà accesso all'altimetro, al barometro e al compass, che in italiano significa bussola. Garmin Instinct supporta i sistemi globali di navigazione satellitari GPS, GLONASS e Galileo, in modo da essere sicuri di rilevare sempre la posizione, anche fuori dai sentieri battuti. Attivando il GPS e se vi perdete potete attivare la funzionalità TrackBack, mi sembra si chiami, che vi permette di seguire il percorso all'indietro, quindi non rischiate di perdervi. Adesso guardiamo il menu Control. Questa è una funzionalità veramente veloce per navigare in tutte le funzioni basilari del dispositivo. Come potete vedere da qui si può spegnere il dispositivo con bottone off, power off,
Questo è il controllo della retroilluminazione, si può variare l'intensità. Basta selezionare questo e si aumenta o diminuisce l'intensità. Questo è il Do Not Disturb, non disturbare, molto utile nel caso non vogliate ricevere notifiche durante le ore di sonno. Potete bloccare i tasti, così nessun tasto funziona fino a quando voi non lo sbloccherete. Questo mostra l'orario del tramonto. Qui potete impostare orari alternativi in base al fuso orario, nel caso doveste viaggiare all'estero. Questo è il controllo musicale e questo è il cerca telefono. Concludendo ragazzi, voi sapete che io tutto quello che compro lo recensisco e lo metto a disposizione di voi altri. Che l'articolo piaccia o no è soggettivo, io mi sono trovato un gran bene, molto robusto, non ho paura di romperlo, per attività outdoor penso sia fenomenale. Se volete consigliare altri dispositivi sentitevi liberi di commentare qui sotto. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!